serie B. L'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, benvenuti all'appuntamento del lunedì con Replay. Nella settimana che porta alle feste natalizie approfittiamo di questo spazio per fare anche un consuntivo di questo 2015, anche se il campionato di Serie B, al contrario del massimo campionato, ci riserva ancora 180 minuti di gioco. Si tornerà in campo mercoledì alle ore 20:30 contro il Modena e poi il girone di andata si chiuderà domenica alle ore 12:30 nell'anticipo di Latina. A proposito di questa trasferta c'è subito la brutta notizia per i tifosi pescheresi, perché la trasferta di Latina sarà vietata ai sostenitori biancoazzurri, in quanto l'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Abruzzo. Ma questo 2015 ha regalato sicuramente soddisfazioni al popolo biancoazzurro e, come ogni anno, alla fine della stagione del 2015 ne approfittiamo per fare un primo bilancio e guardare anche però alle prossime due partite. E il bilancio non potevamo non farlo con il numero uno della società biancoazzurra, il presidente Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, grazie buonasera per aver accettato il nostro invito. Intanto partiamo subito da questa brutta notizia per i tifosi del Pescara, perché a Latina sarebbero venuti in tanti e c'è questo divieto che penalizza soprattutto i tifosi del Pescara. Ma sì, questa è un'altra sconfitta del calcio, perché in un momento in cui si cerca di andare verso una liberalizzazione, voler togliere le barriere e tutto quanto il resto, ci troviamo a fare i conti con un divieto che noi assolutamente non accettiamo, non condividiamo, anche perché non si può dare una spiegazione del tipo. I tifosi del Pescara notoriamente si comportano male, non è così, perché i tifosi del Pescara non si sono comportati male in questi anni, perlomeno in questi 7 anni di questo nuovo ciclo del Pescara. I tifosi del Pescara si sono sempre contraddistinti per essere una tifoseria corretta, e io sinceramente non sono assolutamente d'accordo con questo divieto. Ho già fatto le mie rimostranze al presidente di Lega, perché non è pensabile che si possano vietare delle trasferte in un momento in cui, ripeto, la squadra va bene, e soprattutto in un momento in cui penso che noi la gente la dobbiamo avvicinare agli stadi, non allontanare. E tutto questo chiaramente mi viene da dire che purtroppo succede anche in una situazione nella quale c'è uno stadio, un'infrastruttura che evidentemente ha delle problematiche. Quindi noi, invece di andare verso una soluzione delle problematiche, preferiamo lasciare a casa della gente, e così ci togliamo il problema. Lei poco fa ha detto negli ultimi 7 anni, infatti il prossimo 20 gennaio completerà il 7° anno in questa società. Era il 20 gennaio 2009 quando si costituiva la Delfino Pescara con tanti soci. In questi 7 anni come possono essere sintetizzati? Intanto, quel giorno pensava di avere così lunga vita in questa società? Ma io in quei giorni, anche prima, diciamo che forse quella è la data proprio dove si è costituita nei 2 anni precedenti a questa data, io avevo lavorato molto insieme con Peppe De Cecco. Mi ricordo quel giorno in tribunale? Mi ricordo benissimo quel giorno in tribunale, perché ripeto, è stata una cosa preparata nel tempo, perché avevamo veramente tutti quanti voglia di non abbandonare questa squadra, questa società, e non farla morire, e quindi abbiamo fatto il possibile per mettere insieme gli imprenditori di Pescara. Ne eravamo tanti, come dicevi tu prima, ma siamo stati bravi e capaci di non far chiudere il calcio a Pescara, perché evidentemente senza questa cordata probabilmente Pescara avrebbe fatto la fine
di tante altre piazze anche ben più importanti di Pescara stessa. Quindi questa data la ricordo benissimo, sono trascorsi 7 anni, sono successe tante cose perché nel frattempo c'è stata la promozione dalla Lega Pro alla Serie B. Tanto ci fu quella salvezza sofferta a Cava di Tirreni. La salvezza sofferta a Cava di Tirreni che ricordo ancora oggi perché quella secondo me è stata la data più importante di questa società, perché è chiaro che un'eventuale retrocessione dalla Lega Pro alla Serie C2 all'epoca, dalla C1 alla certo. C2, sarebbe stata una mazzata incredibile. Invece noi quell'anno abbiamo salvato il posto in Serie C e l'anno successivo abbiamo costruito subito una squadra che potesse lottare. Ecco, quella bandiera a Palazzo di Città è come se la città era stata liberata da un male, dal male di coloro, gli sciacalli che avevano messo gli occhi addosso a questa società. Sì, sì, era stata liberata, ecco, nelle immagini qui c'è anche Guglielmo Maio, no? Con noi, perché noi avevamo cercato in questa fase veramente di mettere insieme più gente possibile proprio per cercare di fare una società, di ricreare una società che avesse lunga vita, nel senso che avesse l'impegno diluito in più persone, e questa era sicuramente la garanzia più importante per dare lunga vita a questa società. In quella fase purtroppo non si crearono le aspettative che avevamo io e Peppe, ci furono comunque 2 quote più importanti e forse lì è stata anche un po' la svolta, perché poi si è arrivati ad un'uscita di scena di alcuni imprenditori, perché è chiaro che delle quote così importanti all'epoca, in un momento in cui si partiva da zero, non c'era solamente da mettere capitali nella società, sicuramente ha comportato questo tipo di situazione. Ecco, lei e Peppe De Cecco, i due nomi forti di questa società, c'è stato un momento anche di vedute diverse, e poi alla fine i rapporti sono tornati normali, sereni, e tutti sostenevano che però era la coppia ideale, perché c'era il Sebastiani che era attento ai conti, il De Cecco che faceva pesare il suo nome, perché ovviamente il nome di De Cecco pesa più di tutti quanti. In prospettiva, perché molti se lo chiedono, molti, si potrebbe ricucire questo rapporto o dipende solo da lei o dipende solo da lui? Ha premesso che con Peppe io non ho nessun problema, anzi ultimamente ci siamo anche incontrati per altre cose, quindi non credo che sia mai stato un problema tra me e Peppe. Sicuramente lui è partito con tanti buoni propositi nel Pescara, poi si è reso conto anche lui strada facendo che forse quel tipo di atteggiamento in questo mondo non pagava, e l'ha pagato a sue spese, perché poi di fatto quando uno ha una quota importante e comunque prende una strada che non ha via d'uscita, perché quando c'è stato il momento in cui io proprio a fine 2009, se non vado errato, io dissi: guardate, io non sono d'accordo con questo tipo di progetto della società, perché secondo me ci porta in una strada senza ritorno, quindi preferisco, siccome sono quello, diciamo, che ha una quota inferiore, preferisco fare un passo indietro. Mi ricordo benissimo che inizialmente anche Peppe aveva pensato forse di trovare una soluzione immediata, poi a febbraio di quell'anno ci si è dovuti rivedere e tornare indietro per cercare di mettere insieme altra gente, perché purtroppo quello che io avevo detto si è verificato. Puntualmente. Con il senno di poi io penso che anche loro, anche Peppe, ma perché tu prima parlavi di nomi importanti, ma qui in questa società c'erano diversi, perché c'era Deborah Caldora, c'era Antonio Edmondo e Maurizio, quindi gli imprenditori validi c'erano, probabilmente avevano un po' sottovalutato quello che è il mondo del calcio, e soprattutto avevano sottovalutato, a mio avviso, che il noviziato in tutte le attività si paga, e noi l'abbiamo pagato a caro prezzo sulla nostra pelle, perché se è vero come è vero che abbiamo ottenuto dei buoni risultati in questi anni, è anche vero che abbiamo scontato l'inesperienza sulla nostra pelle, facendo pesare molto su quelli che sono i programmi della società, che sono stati i programmi della società,
questa inesperienza fino a almeno un anno fa. Un'altra data importante è quella del 28 novembre 2011, quando lei viene eletto presidente della Delfino Pescara, proprio per quelle vedute diverse che c'erano con il patron De Cecco. Quindi da 4 anni lei è il numero uno della società biancazzurra. Molti si chiedono perché Sebastiani fa sempre lui il presidente? Ma è semplice, perché Sebastiani è quello che ha, innanzitutto, che ha le quote maggiori in questa società. Seconda cosa, sarebbe anche semplice oggi, perché mi potrei rieleggere da solo, quindi sarebbe anche semplice. Però mi sembra che io abbia avuto sempre la condivisione da parte di tutti, e soprattutto perché, come dicevi tu all'inizio, in questo mondo non basta avere magari solo i capitali. Per una società come il Pescara, io penso che Sebastiani in questi anni abbia fatto molto, tirandosi dietro tanta di quella gente che ci ha dato una mano a vario titolo, e che l'ha fatto anche grazie a quelli che sono i miei rapporti personali, sia professionali con tanti imprenditori del posto, e quindi questo forse mi è stato riconosciuto, ecco perché. È ovvio che è anche un ruolo, come diceva lei, che non dà solo l'impegno finanziario, economico, di tempo, di disponibilità, no? Perché poi, soprattutto nelle piccole società, ognuno deve vedere un po' il tutto. Purtroppo questo è vero, Enrico, perché noi purtroppo non abbiamo una società organizzata a livelli delle grandi del calcio, no? E quindi noi siamo chiamati personalmente, ma un po' tutti i soci, quelli che sono presenti, quelli che sono operativi, siamo chiamati a rispondere a delle esigenze che la società ha, e non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio dell'impegno e della disponibilità. E questo è un qualcosa che pesa su tutti quanti noi, perché è chiaro che chi si occupa di una cosa, chi si occupa di un'altra, però sono cose che noi dobbiamo necessariamente fare in prima persona per evitare di buttare altri soldi. Ecco, di tutti i soci che hanno lasciato la società, rimpiange qualcuno in particolare, lo rivorrebbe dentro, perché dal primo giorno sono rimasti, cito i nomi di Thierry, di Bankowski, poi si sono alternati tanti altri. Rimpiange un socio in particolare che rivorrebbe ancora al suo fianco? Ma io rimpiango la società della prima ora, cioè rimpiango quell'idea, cioè rimpiango, perché secondo me l'idea giusta per portare avanti una società come quella del Pescara è fare una suddivisione delle quote in maniera tale che queste quote pesino poco su tutti. Perché quello era il modello da seguire. Perché solo così si può dare una continuità, perché poi purtroppo noi l'abbiamo dimostrato sulla pelle di alcuni che magari avevano pensato in maniera diversa, che a un certo punto devi alzare bandiera bianca. E quindi questa è una cosa che non funziona. Io, tu lo sai bene, Enrico, io ho lavorato tanto, perché una cosa mi si deve riconoscere, che tutti quelli che sono nel Pescara non sono venuti a caso, non sono venuti perché sono caduti dal cielo, sono venuti perché il sottoscritto li ha qualche volta trascinati. Quando Didier dice che, scherzosamente, che lui fa parte dell'associazione, presidente dell'associazione vittime di Sebastiani, dice una cosa vera, nel senso che quasi tutti quelli che sono entrati nel Pescara sono entrati perché hanno seguito quello che io avevo chiesto loro, quello che io avevo in qualche modo illustrato loro. E questa è la cosa che mi piacerebbe, è il modello che mi piacerebbe di ricostruire nel Pescara, perché, ribadisco, è l'unica soluzione per dare continuità e garanzie ai tifosi del Pescara. Ecco, cioè, prima di chiedere le novità sui nomi che si stanno facendo nelle ultime ore come eventuali acquirenti, c'è stato qualche no da parte di imprenditori che ha contattato nel passato? C'è qualche no che le ha dato, non fastidio, però al quale teneva? Ma no, io l'unica cosa a cui tengo sinceramente è che far capire alla gente che, anche se si è di Pescara, non è un problema entrare nella società di calcio del Pescara. Bisogna essere solamente onesti e corretti nella comunicazione con la gente. Io posso anche risultare non simpatico, posso anche risultare alle volte un po' presuntuoso. Però io cerco di dire sempre le cose come stanno, per cui non vado mai a raccontare in giro cose che non sono vere, o magari a fare
passami il termine, il lecchino nei confronti dei tifosi o di chi ci ascolta e ci guarda, perché tanto poi le bugie hanno le gambe corte, quindi sì, è meglio dire la verità. Che le ha detto di no, c'è stato, ci teneva per... A me sinceramente non ci sono stati imprenditori che mi hanno detto di no. Però è chiaro che io noto una certa freddezza, più che freddezza, un certo timore, di entrare a far parte di una compagine, soprattutto da parte degli imprenditori locali. Uno, perché magari non vogliono avere problemi, non vogliono avere rotture di scatole o scocciature. Due, perché oramai è passato il concetto che chi entra nel calcio debba rimettere dei soldi. Io penso che questa società sta dimostrando negli ultimi 4 anni che nel calcio si può anche fare il calcio da azienda, da imprenditore. E questo lo stiamo dimostrando sulla nostra pelle, perché noi, se siamo ancora qui, lo dobbiamo e al fatto che tanti imprenditori mi hanno creduto e hanno messo capitali in questa società, ma anche e soprattutto al fatto che siamo stati bravi a fare il nostro mestiere. Perché io penso che in questa società non c'è mai stata una società a Pescara che abbia fatto le plusvalenze reali che noi abbiamo realizzato in questi 4 anni, a partire da Verratti per finire con quest'anno con i vari Melchiorri, Bjarnason e tutto il resto. Questo non vuol dire però, per chi ci ascolta, che ci si guadagna nel calcio, perché non ci si rimettono i soldi. Però vedi Enrico, se noi non avessimo fatto gli errori di partenza, andando contrattualizzare i giocatori, sicuramente la nostra situazione sarebbe non bella, bellissima. Allora questo significa, e sta a significare, che nel calcio si può anche lavorare da imprenditori, dando le giuste soddisfazioni ai soci e ai tifosi, senza far spaventare i soci, perché poi questo è il problema vero, che la gente si spaventa del calcio. Certo. E dando le soddisfazioni ai tifosi, perché tutto questo si fa per i tifosi, non si fa certamente perché uno vuole fare il calcio. Allora, dei nomi che stanno circolando nelle ultime ore, sono nomi credibili, sono nomi spendibili, le novità e quando potrebbe esserci questo ampliamento? Enrico, al momento non ci sono né novità né nomi, al momento io sento parlare di tante persone che magari sono mie amiche o sono vicine a me, però al momento non abbiamo persone onestamente interessate ad entrare con noi. Io non posso nascondere che lavoro per questa situazione, per far sì che per tutti quanti quelli che saranno nel Pescara, il Pescara deve essere un piacere. Lavorare per il Pescara, nel Pescara deve essere un piacere, non può essere una spada di Damocle che c'hai sulla testa, che a ogni scadenza è un problema. Noi dobbiamo essere tranquilli, perché solo lavorando tranquillamente, solo dando quella tranquillità che abbiamo sempre dato fino ad oggi, poi alla fine arrivano anche i risultati. Ecco, cosa è cambiato in questa società dopo l'uscita da quella carica di Danilo Iannascoli? Ma non è cambiato assolutamente nulla. Intanto mi preme chiarire una cosa. Sotto l'aspetto personale io non ho assolutamente nulla nei confronti di Danilo, come penso lui non abbia nulla nei miei confronti. Ci sono delle divergenze di veduta, è chiaro che se nel momento in cui due persone che devono dirigere una società non hanno un'idea comune o comunque hanno dei contrasti, è chiaro ed evidente che non si può continuare a mantenere una carica se uno su un tavolo decide una cosa e poi il giorno dopo ne pensa un'altra. Quindi questa è l'unica situazione che c'è, però per il resto io non ho nessun problema e non è cambiato assolutamente nulla. Il Pescara va avanti con quel progetto che insieme abbiamo impostato, che insieme, ma non solo con Danilo, anche con Gabriele Bankowski e con gli altri abbiamo condiviso, che è l'unico che può dare continuità a questa società. 2015, come va catalogato quest'anno rispetto agli altri? È stata sfiorata la promozione in Serie A dopo il capolavoro ai playoff, avete ricominciato il nuovo campionato e siete nelle zone alte della classifica, diciamo un anno sicuramente positivo. Ma io penso che abbiamo fatto prima un riferimento all'inizio, no? Al 2009. Io penso che questa società abbia fatto 7 anni di grandi soddisfazioni. Se togliamo la parentesi della Serie A, che però non è una parentesi, perché non è che la Serie A era un qualcosa di dovuto
ho un qualcosa che arriva tutti i giorni per tutti, quindi era già un grande successo. Io penso che quell'anno, se devo fare un appunto alla società, ma a tutto l'ambiente, io penso che quell'anno vada fatto un appunto a tutti, in primis a noi che siamo i primi responsabili e i proprietari di questo club, e poi però anche a tutto l'ambiente, perché noi l'anno della Serie A l'abbiamo vissuto un po' come se fosse una cosa dovuta, no? Una cosa che dovevi andarci e sicuramente ci dovevi restare senza nessun problema, senza nessuna sofferenza. Io vedo l'approccio che invece hanno le altre società, no? Quelle, le neopromosse anche di questi anni, dalla B alla A, c'è un attaccamento, c'è un modo anche di difendere questa categoria. Mi riferisco per esempio al Frosinone, a quello che vediamo anche durante le partite di queste squadre, che comunque stanno facendo, la se vogliamo... La nasce per il gran risultato ottenuto alla fine del giorno di andata. Lo so, però noi non ci dimentichiamo che dall'inizio del campionato alla fine del giorno di andata noi avevamo comunque sempre contestazioni e avevamo 20 punti. Ecco, questa è una cosa che io sinceramente non ho mai capito. Non ho mai capito perché una squadra come il Pescara doveva partire per cercare di difendere a denti stretti la salvezza, e quindi è quello che stava facendo. Invece non abbiamo avuto quell'attaccamento, quella voglia di tutti quanti di difendere questa situazione. Poi noi a gennaio, e non voglio dare la colpa a nessuno, però noi a gennaio abbiamo sbagliato ulteriormente noi come società, facendoci prendere un po' da questa situazione, no? Da questo fatto che... Quindi ci possono stare gli errori sul mercato. Assolutamente, no? Ma noi sul mercato non dovevamo fare assolutamente niente, perché noi a gennaio avevamo una squadra che aveva 20 punti, abbiamo invece di rafforzato in questi giocatori l'autostima, li abbiamo massacrati, perché siamo andati ad intervenire facendo operazioni di mercato, anche qualcuna anche, diciamo, scellerata se vogliamo dal punto di vista tecnico, e abbiamo come dire detto ai ragazzi: guardate, voi avete fatto 20 punti però non servite, spostatevi. È vero che però, tornando all'inizio del campionato, non fu facile ricostruire il giocattolo dopo il divorzio con Zeman, a maggior ragione, il distacco con i Beniamini, quindi non era facile, no? Tutto, noi eravamo stati bravi e capaci di fare 20 punti con tutte queste difficoltà, perché tu ricorderai benissimo che noi abbiamo finito il campionato e avevamo, diciamo, fino alla partita, fino all'ultima partita di campionato, avevamo la certezza di avere un allenatore che rimaneva a Pescara, avere la possibilità di trattenere alcuni dei gioielli di quell'anno, perché in quell'occasione con il fatto che il mister rimaneva a Pescara ci sarebbe stato un prolungamento di alcuni prestiti. Invece abbiamo perso tutto questo e nonostante tutto siamo ripartiti con un allenatore giovane, con dei giocatori nuovi, facendo sicuramente grande fatica, ma chi è che non fa fatica in questo campionato? A parte quell'anno, in 7 anni solo sorrisi e campionati competitivi. Assolutamente, per quello che dicevo, abbiamo fatto una parentesi di quell'anno della Serie A, ma penso che per il resto abbiamo sempre dato grande soddisfazione ai nostri tifosi, perché se andiamo a guardare, noi veniamo da una salvezza, come dicevi tu, nel primo anno, che forse è stata la cosa più difficile, la promozione dalla C alla B l'anno successivo, un bel campionato di Serie B con Di Francesco, un campionato straordinario con Zeman, l'anno di Serie A, un campionato non bellissimo ma comunque che ci ha sempre visto là davanti, perché il girone di andata con Marino eravamo secondi, 34 punti. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato sicuramente, diciamo, non entusiasmante fino a un certo punto, ma l'abbiamo finito alla grandissima. Purtroppo è mancata la ciliegina e quest'anno siamo lì davanti a lottare con le migliori. Gli ultimi tre campionati di Serie B con Marino avevate un buon allenatore, la squadra media, non forte come quella della passata stagione. Nella passata stagione un'ottima squadra, un allenatore non eccezionale. Quest'anno un grande allenatore, una squadra di prospettiva. Si può sintetizzare così il discorso? Sì, anche se io sulla squadra vorrei dire qualche cosina su quella di quest'anno, perché tutti quanti mi parlano della squadra dell'anno passato, ma io ritengo che questa squadra sia
a mio avviso, poi posso sbagliare, sicuramente sbaglierò, ma a mio avviso è più forte di quella dell'anno scorso. Lei allenatore preferirebbe più la squadra di quest'anno che quella della passata stagione? Ma io faccio un passo indietro per ritornare alla passata stagione. Noi siamo partiti con una squadra che aveva Bjarnason, che era contestato da quando entrava dentro lo spogliatoio. E lui fu un merito anche di Baroni. Non mi sembra che avevamo Caprari, non poteva manco battere una punizione che veniva fischiato. Cioè, non è che avevamo questo squadrone sulla carta. Abbiamo preso dei giocatori che non hanno mai giocato, mi riferisco a Grillo che si è fatto subito male, Peso gli uguale. Quindi voglio dire, tutto sommato abbiamo costruito un qualcosa strada facendo e poi è diventata una bella squadra. Quest'anno io penso che abbiamo nel nostro organico una squadra secondo me molto più forte di quella dell'anno scorso, perché il portiere l'abbiamo tenuto. Scusa, è normale che l'aggettivo usato per Baroni è relativo al campionato dello scorso anno, perché tutti sappiamo che gli allenatori in una società possono rendere di più e in altre di meno. Assolutamente, no? Sì, poi dopo una grande componente sono i giocatori, perché a me mi viene da sorridere quando si vince si danno meriti sempre ad alcuni e poi quando si perde il demerito è dei giocatori e della società. Faccio un nome per tutti, ma giusto per ricordare un giocatore che noi abbiamo mandato via perché consigliati dall'allenatore di mandare via e oggi ce lo troviamo da protagonista a Crotone, mi riferisco a Martella, che era un giocatore del Vivaio del Pescara. Quindi voglio dire, può succedere che alcuni allenatori anche sbaglino qualcosa. Il problema è però che nel complesso tutto saranno in fondo. Quest'anno ci stiamo giocando il campionato insieme alle altre. Se avessimo sbagliato qualcosina in meno, probabilmente saremmo anche in una situazione ancora migliore di quella che occupiamo attualmente. Quindi io sono assolutamente soddisfatto. Oddo nel nuovo campionato è stata una conferma del suo valore, è stata una sorpresa perché lo scorso anno ai playoff ha svolto un ottimo lavoro, però tutti lo aspettavano, lo attendevano al varco per questa nuova esperienza dall'inizio. Per lei non è stata una sorpresa? No, non è stata una sorpresa. O lo è stata in positiva ancora di più? No, non è stata una sorpresa, io ero convinto che Massimo facesse bene perché comunque è uno che sa il fatto suo, ha la giusta presunzione, che non significa essere presuntuoso, ma significa essere sicuro di sé, che è una cosa diversa dalla presunzione, così che non si appoggia da nessuna parte, e soprattutto quello che ha è uno che capisce e conosce molto bene il suo lavoro e quindi non può che fare bene in campo, migliorare anche i ragazzi e d'altronde è stato così bravo nelle ultime partite e lo sta dimostrando anche in queste prime. I rapporti con l'istituzione Pescara come sono? Ma i rapporti sono ottimi, ma noi non abbiamo mai avuto grandi problemi, al di là di quella polemica così dell'anno della Serie A sulla parte sulla biglietteria, noi non abbiamo mai avuto problemi né da una parte né dall'altra. Con gli attuali penso che sia migliore il rapporto, no? Si sta lavorando insieme per il discorso stadio, quindi ci sono veramente tante cose sul tavolo su cui stiamo lavorando e con la massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, quindi i rapporti sono assolutamente buoni. Ecco, in questa puntata cercheremo anche di far fare gli auguri di Natale agli sportivi, agli amici che seguono il Pescara. Iniziamo con un suo amico, con il presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci. Buonasera presidente. Buonasera Rocchi, buonasera. Ciao Daniele. Allora il 2015, ciao, il 2015 presidente Becci, com'è stato secondo lei per la Pescara Calcio? Beh, credo che abbia confermato il buon trend che questa società ha avuto in questi anni, da quando rilevò l'allora quasi fallita, anzi fallita squadra, la vecchia squadra, la vecchia Pescara Calcio. Credo che al di là dell'anno della Serie A, dove, come ho più volte ribadito, forse pagammo uno scotto in esperienza, tutte le altre annate sono state soddisfacenti, l'ultima con pur un risultato negativo che fu quello di Bologna, ma con una grande soddisfazione e una consapevolezza di avere una squadra assolutamente competitiva.
Ecco, dopo la vittoria di Lanciano, il Pescara ha migliorato la sua classifica, ma è stata sempre in zona playoff, quindi lei in prospettiva anche per queste ultime due partite del 2015, che regalo si aspetta dalla squadra di Oddo? Da un tifoso come me io non mi aspetto altro che vincerle queste due partite, però stando con i piedi per terra sappiamo benissimo che anche quest'anno, pur avendo la società impostato e progettato una squadra completamente nuova che punta sui giovani, sulla valorizzazione dei giovani, come credo debba esserci a intendersi oggi il calcio, io credo che le aspettative sono assolutamente in linea con l'anno precedente. I risultati stanno dando ragione, c'è qualche incomprensione, purtroppo il tifoso pescarese è abituato troppo bene, però io credo che una squadra che sia sempre lì tra i posti validi per i playoff siano assolutamente in linea con quelli che sono gli obiettivi con i piedi per terra della società. Ecco, che tipo di auguri allora vuol fare al presidente Sebastiani e ovviamente alla città di Pescara, alla città ovviamente in senso anche sportivo? Beh, a Daniele Sebastiani, nel suo rapporto che ci lega, faccio tanti auguri a lui e alla sua famiglia, perché quella è la cosa più importante per il 2016. Per quello che riguarda il lato calcistico, che è l'oggetto della discussione, da tifoso mi auguro l'exploit, e non si dice di quale sia l'exploit veramente per scaramanzia. Però stando, come ho detto, con i piedi per terra, io mi auguro che si continui sull'impostazione manageriale che sta dando questa società, che nonostante i momenti assolutamente pesanti che stiamo vivendo ci sta dando dei risultati e delle soddisfazioni importanti. Ecco, continuare in linea con quello che è stato il 2015, magari toccando tutto quello che c'è da toccare con un passetto, un salto di qualità in più, che vorrebbe dire puntini puntini. Un augurio di cuore. Presidente Sebastiani, Becci è anche un intenditore di calcio, eh? Sì, Becci capisce di calcio, noi con Daniele parliamo spesso del Pescara, parliamo spesso all'indomani delle partite, ma a Pescara devo dire che abbiamo tanta gente come Daniele che vuole bene al Pescara e che cerca di darci una mano in tutti i modi, quindi la Pescara Calcio deve essere la società di Pescara, dei pescaresi che vogliono bene al Pescara, perché noi non siamo, come diceva Daniele, non siamo imprenditori grandissimi, la situazione è quella che è, e se siamo in tanti a dare al Pescara probabilmente faremo in maniera tale che il Pescara dia sempre soddisfazione alla sua tifoseria. Grazie Presidente Becci per questo contributo, tanti auguri. Tanti auguri a lei. Ciao, ragazzi, Daniele, tanti auguri alla sua emittenza e tanti auguri a Daniele, ma sicuramente nei prossimi giorni ce ne daremo di persona. Grazie Presidente Becci, ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, torneremo in studio con il Presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano.
portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Torniamo in studio con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ecco, parlavamo di rapporti con le istituzioni, abbiamo sentito prima della pubblicità il presidente e della Camera di Commercio Daniele Becci, una società che oltre a dover gestire proprio squadra, dipendenti, adesso anche nel marketing ha avuto un altro movimento. Prima c'era l'Infront, avete avuto la possibilità di avvicinarvi nuovamente a questo aspetto commerciale che curerete dunque direttamente, e quindi come mai questa scelta di essere nuovamente in prima fila per il marketing? Ma noi avevamo un rapporto oramai consolidato con la G-Sport, con l'azienda di Giacomini, che io pubblicamente voglio ringraziare perché ci ha accompagnato per un lungo periodo facendo delle bellissime cose qui a Pescara. Poi l'azienda di Giacomini è stata venduta, il ramo d'azienda è stata venduta a Infront, e siamo entrati nella famiglia di Infront. Abbiamo ritenuto quest'anno, ancorché siamo assolutamente soddisfatti di quello che è stato fatto fino ad oggi, abbiamo ritenuto di riportarci in casa questo servizio, perché il Pescara, come dicevo prima, è una compagine qui locale, provinciale, e vogliamo che il rapporto con i nostri sostenitori, con i nostri sponsor, con i nostri partner commerciali sia un rapporto diretto dove si possa vivere
Parliamoci chiaro, non essendo la Juventus, non abbiamo un risalto a livello nazionale e internazionale. Chi ci dà una mano? Chi lo fa? Lo fa perché comunque ha voglia di condividere. Quindi curare direttamente in prima persona questo rapporto. Curarcelo direttamente, cercando di coinvolgere la gente, di coinvolgere i nostri partner commerciali, di fargli vivere anche la vita diciamo sociale di questo, di questo club. Proprio a questo riguardo, ieri abbiamo fatto per esempio una bellissima manifestazione con il marchio Gautieri, che anzi in via Carducci a Pescara ringrazio pubblicamente, perché sono stati gentilissimi sia Luca che il papà, tutta la famiglia, perché hanno voluto abbinare il loro marchio alla nostra squadra. Hanno sostanzialmente vestono i nostri ragazzi, il nostro staff con i loro prodotti, e questo è un altro di quei motivi di soddisfazione, perché comunque sia un'azienda importante che lavora a livello nazionale e anche internazionale ha voluto legare il proprio nome alla Pescara Calcio. Quindi facciamo gli auguri a tutti i vostri sponsor, sono assolutamente tantissimi. Sì, noi abbiamo tantissimi sponsor, ne abbiamo parlato qualche tempo fa in occasione dell'inaugurazione del convitto dei ragazzi. Il convitto dei ragazzi è stato possibile grazie all'aiuto di tanti sponsor, perché noi abbiamo sì impegnato delle risorse per il convitto, ma siamo stati in questo aiutati da tanti partner commerciali che ci hanno consentito di dare una casa migliore, un'accoglienza migliore ai nostri ragazzi. Il convitto del Pescara già gira nel mondo del calcio come un'eccellenza della Pescara Calcio, e questa è una cosa che a noi fa molto piacere, anche perché è un motivo di scelta ancora di più dei ragazzi che vengono, che sono ospitati, che vengono da fuori regione, che sono ospitati in questa struttura. Tanto cogliamo l'occasione per fare i complimenti anche a Ruscita e a Cammarata per le 6 vittorie consecutive nella squadra primavera. È ovvio, Presidente, lei sa benissimo che in questi giorni si pensa soprattutto al mercato e tutti si chiedono cosa farà il Presidente Sebastiani nella prossima sessione di mercato. Intendete rinforzare la squadra? Ci sono dei movimenti previsti? Come ci si muoverà? Ma noi intanto non abbiamo intenzione di smantellare la squadra e soprattutto di indebolirla, e quindi questo è il primo aspetto, perché poi questo è quello che importa di più ai nostri tifosi. E seconda cosa, noi è chiaro che oggi dobbiamo finire queste due partite, questi 180 minuti che mancano, cercando di fare il meglio, di fare il possibile per fare punteggio pieno in queste due partite e posizionarci in una situazione di classifica che sia la migliore possibile, visto che qualcosina per la strada abbiamo lasciato. Poi dopodiché penseremo al mercato, perché è evidente che abbiamo dei calciatori che probabilmente hanno giocato poco e che magari saranno loro stessi a chiedere di andare via, però su questo aspetto forse rischiamo su un giocatore, ma gli altri resteranno sicuramente a Pescara. Noi non abbiamo grandi, se oggi il rientro di Campagnaro può significare la tranquillità in quel settore, ma non perché gli altri siano meno bravi, ma anche in termini numerici, perché lì eravamo un po' corti, anzi molto corti come numero. Io a questo punto dico che il Pescara oggi è una compagine completa, perché sinceramente se io fossi un tecnico non saprei dove mettere mano a una compagine di questo tipo. Però è chiaro che alla fine di questi 180 minuti, insieme con il tecnico... Quindi un organico da limare, diciamo così. Diciamo che è un organico un po' da limare, ma da approfondire anche quelle che sono le volontà dei ragazzi, e soprattutto di quelli che hanno giocato un po' meno e trovano meno spazio. Per quanto ci riguarda, noi sicuramente ci faremo in maniera e modo che se dobbiamo fare qualcosa, la dobbiamo fare per migliorarci e non certamente per indebolirci. E uno che sa di mercato più di tanti altri, anche un figlio d'arte, è Alessandro Moggi, che abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica. Buonasera Moggi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera intanto a tutti, anche al presidente Sebastiani che sentiva. Ciao Ale. Allora, intanto Moggi era presente a Lanciano in questa sfida che il Pescara ha vinto. Ecco, dando uno sguardo alla classifica, Moggi pensa che il Pescara di massimo 8 poteva
avere una posizione migliore? È ovvio che i campionati si decidono ad aprile, maggio, però in base al potenziale tecnico questa classifica rispecchia un po' i valori espressi dalle formazioni? Ma ora è difficile dire se il Pescara poteva avere qualche punto in più in questo momento. Credo che in qualche partita a cui ho anche assistito io personalmente è stata anche penalizzata da qualche decisione arbitrale sfavorevole, quindi probabilmente qualche punticino in più poteva anche averlo. Ritengo comunque che il Pescara stia facendo un ottimo campionato in linea con quelle che sono le ambizioni. Come dicevamo prima, appunto nella premessa, le valutazioni si faranno poi ad aprile e maggio, quando poi ci si avvicinerà alla fine del campionato. Credo che comunque le cose in questo momento siano assolutamente in linea con le premesse dell'inizio di campionato. Ci dà un aggettivo per così identificare il presidente del Pescara Sebastiani? Che tipo di rapporti intanto avete? Abbiamo rapporti professionali molto, molto cordiali, amichevoli anche da un punto di vista personale. Direi che è un presidente manager, ma questo lo sapete tutti, e credo sia molto abile, e i risultati che sta avendo da un punto di vista sia societario che sportivo degli ultimi anni credo che lo vadano a testimoniare. Non mi va di fare troppi complimenti perché non ne ha bisogno da parte mia. Credo che appunto, come stavo dicendo, quello che fa sul campo e dietro la scrivania sia agli occhi di tutti, e quindi non ha bisogno di ulteriori complimenti, ma credo senza dubbio che sia uno dei migliori presidenti che ha il calcio italiano in questo momento. Sorpreso da Massimo Oddo? No, ormai dopo l'exploit purtroppo un po' sfortunato per certi versi dal risultato dell'anno scorso, ma l'exploit da un punto di vista sportivo, di prestazioni, ormai Oddo non è più una sorpresa. Direi che senza dubbi uno dei migliori allenatori giovani che ci sono in questo momento in Serie B, e credo che stia testimoniando con il gioco della squadra e con i risultati ottenuti fino a questo momento che possa avere una carriera importante davanti. Presidente Sebastiani, il rapporto vostro con Moggi è ottimo, con tanti altri procuratori. Moggi a Oddo, alla Padula, insomma, elementi fondamentali diciamo che vi hanno anche aiutato sotto un certo aspetto per queste scelte. Ma io penso che Alessandro, che ha un cognome importante, innanzitutto è un carissimo amico, due è un professionista preparato ed è uno dei migliori che secondo me sono in circolazione, e poi soprattutto mi piacerebbe ricordare a chi poi con troppa fretta, no? Perché molte volte si sente dire qui a Pescara il presidente è amico di Moggi, e allora qual è il problema? Primo. Due, penso che quello che abbia fatto Alessandro Moggi per il Pescara fino a oggi, non avendo mai grandi giocatori a Pescara, perché tutti quanti parlano di questo mio rapporto personale con Alessandro, ma poi nella realtà Alessandro a Pescara mi sembra che abbia un giocatore, e quindi forse è quello tra i procuratori che ha meno giocatori a Pescara. Però devo dire la verità e devo riconoscere che per questa società Alessandro Moggi e il suo staff, quindi non solo lui ma anche i suoi collaboratori, hanno fatto tantissimo, perché se il Pescara in qualche caso è riuscita a piazzare giocatori sul mercato e anche a farseli pagare anche molto bene, e devo dire che una bella parte del merito va a lui e al suo staff. Quindi questo per dire che Alessandro non è solo un amico del presidente del Pescara, è amico del Pescara, ma è un amico del Pescara. Moggi, per chiudere, allora, che tipo di augurio fa al presidente Sebastiani e ovviamente a tutti i tifosi del Pescara? Ma io faccio un augurio di Buon Natale innanzitutto a tutti voi, e auguro al presidente Sebastiani, a tutti gli appassionati tifosi del Pescara, un 2016 ricco di vittorie e di grandi soddisfazioni. Noi la ringraziamo, ovviamente il presidente contraccambia, no? Contraccambio, poi avremo modo anche di vederci e di farceli di persona. Grazie, tanti auguri di buone feste anche ad Alessandro Moggi, grazie. Grazie. Insomma, poi nel calcio i rapporti si devono non solo avviare, mantenere, perché
il calcio non è un mondo facile, no Presidente? Ma io penso, Enrico, io penso che oggi se uno facesse un sondaggio riguardo il mondo dei procuratori o dei professionisti del calcio su quelli che sono i rapporti con la Pescara Calcio, penso che difficilmente troveremmo qualcuno che ha qualcosa da ridire nei confronti di questa compagine societaria, di questa società. E questo significa che poi nella vita bisogna sapersi anche comportare, no? Quello che alcuni procuratori in qualche modo fanno per favorire una o l'altra società, lo potrebbero fare dovunque. Se lo fanno in un posto invece di un altro, significa che evidentemente i rapporti e la correttezza poi nella vita pagano sempre. Ecco, in generale lei si fida di più dei procuratori o dei direttori sportivi? No, io mi fido dei miei direttori, No, parlo perché... in generale, quando va al mercato, se le dicono... Ma no, io mi fido dei miei perché siccome non sono uno che è nella condizione ed è in grado di riconoscere se un giocatore, soprattutto sui giovani, possa essere di prospettiva o magari si possa adattare di più a un tipo di gioco rispetto ad un altro, io mi fido dei miei direttori in primis perché li abbiamo qua e siamo convinti che sono... due persone preparate e ottime. E poi in questo, e lo dico sempre anche agli operatori di mercato, per quanto riguarda il discorso tecnico dovete parlare con loro, per quanto riguarda il discorso contrattualistico dovete parlare con me, perché purtroppo quando uno viene, come si dice... Sta ricalcando un po' il copione della vecchia gestione di Scibilia, quando Iaconi era il braccio operativo sul mercato e Oliveri ovviamente l'uomo che contrattualizzava. Ma noi dobbiamo per forza fare così, ma non perché i miei direttori non siano capaci, ma perché evidentemente il ruolo della proprietà deve essere forte nel momento in cui ci si siede per concludere un'operazione. Io ribadisco, alle volte magari posso essere preso da un calciatore dal punto di vista tecnico e quindi magari dire prendiamo quello piuttosto di quell'altro, ma può capitare una volta su 25 e per il resto la squadra la devono fare i tecnici. A proposito di Repetto e Pavone, Repetto lo conosceva perché vive qui a Pescara, in cosa è rimasto sorpreso invece da Peppe Pavone, che da anni ovviamente è in questo mondo, però è a Pescara come direttore soltanto da 2 anni? Ma io sono sorpreso da tutte e due, non solo da Peppe, perché comunque hanno capito e hanno sposato lo spirito di questa società, cioè sono comunque due persone che lavorano per l'azienda, cioè che vanno in giro a cercare giocatori, che cercano di portare giovani importanti per far sì che questa società si possa poi autoalimentare con gli stessi giovani. È brutto parlare in questi termini, però bisogna essere realisti, no? Cioè bisogna capire qual è la mission di una società come il Pescara. Questa è, e quindi noi dobbiamo essere oltremodo bravi nel fare questo tipo di lavoro, e loro in questo sono bravissimi. Peppe, se devo parlare nello specifico di Peppe, mi ha impressionato perché a mio avviso è uno che capisce di calcio, come lo è Giorgio, è uno che capisce di giocatori, è uno che non ti dà mai una risposta banale su un giocatore, e quindi vuol dire che sa di calcio e capisce quello che sta facendo. Ecco, il fatto di avere anche dei soci che vi permettono di visionare anche il mercato estero, mi riferisco a Bankowski in Argentina oppure in Uruguay con Druda, Mesa, fa parte del progetto o sono soltanto delle casualità che il Bankowski lavori lì o il Mesa lavori lì? No, non sono casualità, perché l'ingresso di Victor Mesa all'epoca fu un ingresso caldeggiato proprio per questo motivo, ma anche da parte sua, voglio dire, non è che Mesa si sveglia una mattina e viene a prendere il 10% del Pescara. Il rapporto con Mesa parte dai rapporti che Bankowski, che Druda hanno coltivato nel tempo, e poi probabilmente con me è nata questa simpatia nel primo incontro che abbiamo fatto, ha sposato questo progetto che io gli ho illustrato, gli ho presentato, ma è un progetto che deve dare dei frutti, che deve dare dei frutti al Pescara, ma li deve dare anche a lui dall'altra parte, perché è chiaro e evidente che
Anche lui ha fatto degli investimenti ed è giusto anche che i suoi investimenti vengano ripagati, perché questi ragazzi che arrivano, che il Pescara ha la possibilità di prendere prima di altri, di lavorarci e magari oggi senza grandi esborsi e poi magari dividere gli eventuali risultati con il club dall'altra parte, mi sembra una cosa giusta e corretta. Però queste sono possibilità che non tutte le società hanno. Noi ce l'abbiamo grazie a questi rapporti. I rapporti a livello regionale, Pescara è sempre la piazza più ambita per i ragazzi abruzzesi. State coltivando appunto delle nuove sinergie non solo nel territorio pescarese ma anche Teramano, Aquilano e quindi nella zona metropolitana. Su questo, Enrico, noi stiamo già lavorando molto, ma dobbiamo ancora fare parecchio. Dobbiamo fare parecchio perché io penso che, come dicevi giustamente tu, non me ne vogliono le altre piazze, ma il Pescara penso che sia il riferimento, perché io penso che in questa regione ci sono dei punti fermi, no? Cioè l'Aquila, se uno pensa all'Aquila oggi pensa al rugby, se pensa a Teramo può pensare più al basket che magari al calcio, Chieti la stessa cosa, Pescara pensa al calcio. Ora, è evidente che un ragazzino che vuole giocare a calcio, che si mette a fare i primi calci, pensa al Pescara nella sua regione, come un ragazzino che pensa alla Juve, pensa al Milan, pensa all'Inter, nella sua regione pensa al Pescara. Noi dobbiamo essere bravissimi in questo, nel cercare di tenere veramente i rapporti ottimi con tutti quelli che fanno calcio in questa regione, che noi dobbiamo arrivare ad essere la prima scelta di tutti. E soprattutto dobbiamo coltivare i rapporti, lasciando perdere quelle che sono le gelosie, perché purtroppo in questo mondo molto incide il rapporto tra le persone. Cioè, ci sono lei ha ottimi rapporti, ad esempio a Teramo col presidente Campitelli, a Giulianova adesso. Per quanto mi riguarda, io ho rapporti ottimi con tutti, sì, però anche i miei più devono avere rapporti ottimi con tutti. Io ricordo, Enrico, appena siamo entrati in questa avventura, che il Pescara faceva fatica a parlare con le società, anche quelle che erano dietro la porta di Pescara. La stessa Pescara. Ecco, quindi perché? Perché magari si cercava di scavalcare le società, di andare a prendere i ragazzi dai genitori. È chiaro che se io volessi oggi prendermi un ragazzino bravo che milita nella Renato Curi, se io vado dal genitore, io dico come Pescara Calcio, è naturale che il genitore fa di tutto per portarlo a Pescara, ma non è questa la strada. La strada è quella di collaborare con la Renato Curi. Mi dai il ragazzo perché il ragazzo comunque naturalmente vorrebbe venire a Pescara, io ti darò un'altra cosa, faremo in maniera di organizzare qualcosa insieme, di darti un contributo, perché comunque oggi è difficile per le squadre minori, certo, andare avanti. Allora, il tempo passa in fretta, andiamo in pubblicità, poi torneremo a parlare anche di calcio giocato, perché tra 48 ore si gioca, c'è Pescara Modena e i tifosi vogliono il massimo dei regali da parte soprattutto della squadra di Oddo. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo.
Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Torniamo in studio con il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Dopo l'ampio discorso sulla società, parliamo della squadra, perché mercoledì c'è questa gara delicatissima con il Modena, partita che sarà diretta dal signor Ripa di Nocera Inferiori, che quest'anno ha già diretto Trapani-Pescara 0-3. Dopo la vittoria nel derby di Lanciano, grande entusiasmo tra i tifosi, un derby non esaltante sotto il profilo tecnico, ma questa squadra deve, anzi sta dimostrando di essere anche cinica, non più solo bella, ma pratica. Sì, dovevamo imparare un po' questo aspetto qua, dovevamo migliorare un po' questo aspetto, perché se c'è una squadra in questo campionato che ha dimostrato di poter giocare a calcio, quello penso che sia il Pescara. E l'unica cosa è che qualche volta abbiamo giocato bene e non raccolto quello per cui avevamo seminato. E forse è meglio così, no? Forse è meglio. Ecco, senza adesso fare figli e figliastri, dei tanti giovani che sono arrivati, chi è la sorpresa di più? Ma io non, purtroppo in quest'anno, come dicevo prima, non posso fare un nome, perché qui ci sono giocatori giovani ma di grande prospettiva, perché dal Mandragora, che potrebbe essere anche semplice, però al nostro Selasi, al Verre, a Nalia, la Padula, ma tutti quanti, cioè, che dire del campionato che sta facendo Caprari, che penso che sia qualcosa
di eccezionale per quello che ci aveva abituato a vedere Caprari, ma nella realtà era un qualcosa che tutti quanti noi ci aspettavamo, quindi tutti quanti, Zampano, Crescenzi, tutti. Ecco, prima di proseguire però il discorso sulla squadra, cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri e viceversa con il primo cittadino di Pescara, il sindaco Marco Alessandrini. Buonasera sindaco. Buonasera Enrico, buonasera ai nostri telespettatori. Buonasera. Allora sindaco, con il presidente del Pescara buonasera. Sebastiani stiamo facendo un po' gli auguri alla città perché questa settimana porterà alle feste natalizie. Lei, ecco, l'augurio da fare ai tifosi del Pescara, lei era presente anche al Biondi di Lanciano, quindi ha visto la vittoria in questa sfida al Biondi, e ovviamente l'augurio personale al presidente Sebastiani. Io parto dal presidente Sebastiani per poi estendere a tutta la Pescara Calcio, dalla squadra, insomma, ai magazzinieri, ai dirigenti. Auguri naturalmente per l'anno 21, un anno di soddisfazioni naturalmente, perché la vostra soddisfazione è la nostra soddisfazione, visto che la comunità, la cittadinanza guarda con tanto palpitare i nostri beniamini in calzoncini corti, e quindi ci auguriamo che il 2016 sia ricco di soddisfazioni. Auguri a tutti. Ecco, sindaco, ovviamente non le facciamo domande sullo stadio perché ne abbiamo sentite tutti i colori in questi ultimi mesi, ne parleremo quando ci saranno cose più concrete. Comunque il rapporto tra amministrazione e società, lo diceva prima il presidente, è sempre stato di cordialità, di senso di appartenenza soprattutto alla città. No, no, senz'altro. Io devo dire che al netto dell'operazione stadio, su cui magari facciamo una puntata a parte, sì, ho da subito apprezzato, insomma, il corso della società, che è attenta anche ai tanti profili sociali che in qualche modo riguardano una squadra di calcio. Molto apprezzato la loro disponibilità tanto con i bambini quanto per esempio con gli anziani, per mostrare vicinanza, prossimità e anche in qualche modo per fornire un bel biglietto da visita della nostra Pescara. Di questo li ringrazio e sono sicuro che anche nell'anno prossimo si continuerà in questa bella direzione. Presidente, vuole salutare anche lei il sindaco? Sì, intanto saluto il sindaco e poi, come dicevo prima, noi con questa amministrazione abbiamo un rapporto splendido. Ma d'altronde non potrebbe essere altrimenti, cioè, noi siamo la Pescara Calcio e loro rappresentano Pescara, quindi il rapporto è ottimo e penso che dovrà solo migliorare, perché comunque insieme possiamo fare tante belle cose anche per chi è meno fortunato, come diceva il sindaco, di noi, perché ci sono tante problematiche in questa città che il mondo del calcio, in questo caso il Pescara, può aiutare a risolvere. Quindi grazie sindaco, tanti auguri di Natale. Grazie, ovviamente anche lei alla sua amministrazione. Grazie. Grazie, buonasera. 180 minuti alla fine del girone di andata, i tifosi fanno i conti, voi? Abbiamo già fatto i conti, però i conti non ridanno mai e quindi cerchiamo di rifarle partita dopo partita. Adesso pensiamo a domani sera, la partita mercoledì sera, la partita con il Modena. E dicevo prima, l'anno di Marino 34 punti alla fine del girone di andata, lo scorso anno un po' di meno, il record è con Zeman 39 punti. Sì, sarà raggiungere 39. No, impossibile. E quindi diciamo che cerchiamo di fare il massimo, di avvicinarci all'anno di Zeman. Io mi auguro che queste due partite ci possano portare il massimo dei punti. Si è alzata un po' la soglia dei play-off e anche dei primi due posti? Ma a guardare il girone d'andata sicuramente sì, perché là davanti corrono un po' tutti quanti e quindi sicuramente sì. Però c'è un girone di ritorno che può dire la stessa cosa o il contrario, e quindi aspettiamo prima di capire quali siano i punti necessari per i play-off o addirittura per la promozione. Quindi noi però cerchiamo di rimanere con i piedi per terra. È difficile fare tabelle nel calcio in Serie A. Noi sentimmo Allegri quando era quindicesimo e disse: a Natale agganceremo, per la sua gioia, perché lei è simpatizzante della Juventus, agganceremo le prime, cosa che sembrava impossibile. Ma io con il mister ho avuto modo di parlare un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, per telefono, per una cosa, e poi l'ho incontrato qualche settimana fa a Milano. Ma col mister Allegri o Oddo? Col mister Allegri, con Oddo ci parlo tutti i giorni. E un mesetto e mezzo fa, proprio per telefono, in occasione
di una partita che si giocava a Torino, per cui devo dire mi ha aiutato a trovare dei posti per delle persone di Pescara e gli ho detto guarda, secondo me fra qualche partita starai dove meriti di stare. E lui mi ha detto, ma sa, non è facile, non è qua, non è là. Poi nella realtà la Juventus sta dimostrando che in questo campionato, nonostante sia partita malissimo, è lì a 3 punti dalla prima posizione, quindi vuol dire che tutto sommato è una squadra ancora, è la squadra ancora da battere. E così anche in questo campionato, cioè noi quest'anno abbiamo assistito, come d'altronde era successo anche l'anno scorso, che l'anno scorso è uscito fuori il Carpi, che aveva in qualche modo ammazzato il campionato, quest'anno lo sta facendo il Crotone, che a differenza delle pronosticate è lì in prima posizione, però adesso bisogna aspettare il girone di ritorno, il Crotone addirittura oggi potrebbe chiudere a certo, 47 punti. Certo. Lei negli ultimi 3 anni ha avuto fior di attaccanti, Pippo Maniero, Federico Melchiorri, quest'anno Gianluca Lapadula. A prescindere che oggi è Lapadula il suo attaccante, il migliore dei tre? Andrea Cocco. Andrea, io ho parlato dei nomi perché siamo d'accordo che Cocco... Io ho risposto Andrea Cocco perché secondo me è uno dei giocatori più bravi che abbiamo avuto a Pescara è Andrea, nonostante che purtroppo ancora... non riesce a mettere quella palla nella rete. A mio avviso è uno dei giocatori migliori che è venuto a Pescara e avrà tempo per dimostrarlo. Un po' come Mandzukic alla Juve all'inizio della stagione. Eh sì, Mandzukic sembrava essere l'ultimo scarso della terra per la Juventus. Oggi, dimostrando, ieri ho visto la partita, a un certo punto faceva anche il difensore centrale della Juve. Quindi bisogna dare del tempo ai giocatori, soprattutto quelli nuovi. E poi Cocco lo scorso anno... alla fine del girone d'andata fece solo 2 gol, tutto il resto nel girone di ritorno. Quindi ci auguriamo noi per lui noi come sta vivendo questa situazione? Ma lui secondo me la sta vivendo in tranquillità. Io poi devo dire che in settimana scorsa l'ho preso da parte il ragazzo e ho detto che non deve pensare se non a quello di fare Pescara, non si muoverà. Quindi non sarà ceduto? Ma nel modo più assoluto. Io sono convinto che Andrea stia facendo anche molto bene per i compagni, perché certo, poi al di là che questa squadra chiunque gioca dà il massimo e fa bene, però io penso che nelle partite in cui lui è stato impiegato ha fatto il suo e anche qualcosa in più. Quindi io mi auguro che già da mercoledì possa cominciare a segnare anche Andrea e da qui alla fine dimostrare tutto il suo valore. Quindi tra Maniero, Melchiorri e Lapadula il più forte è Andrea Cocco? Assolutamente. Togliendo sì. Cocco? Togliendo Cocco devo dire che sono 3 ottimi giocatori. Pippo sapete tutti che è nel mio cuore perché l'ho portato e riportato a Pescara diverse volte. Però devo dire, e poi c'è più attaccamento perché è stato qui più anni, però devo dire che dei tre diciamo che se Pippo avesse la fame degli altri due e soprattutto di Lapadula forse sarebbe un fenomeno. Tra Lapadula e Melchiorri? Sono 2 ottimi giocatori, non mi sbilancio ma sono 2 allo stesso livello. Senta, quando sentiva all'inizio dell'anno le voci perché abbiamo dato via Donnarumma non era preoccupato perché c'era Caprari che stava facendo anche meglio di Donnarumma? Ma io non è che come non partner... ero preoccupato, a me dispiace di Donnarumma, dispiace perché comunque sì era un giocatore che noi insieme col Teramo avevamo e quindi ha un patrimonio anche della società. Purtroppo sono delle scelte tecniche perché è chiaro che a me dispiace anche vedere Sansovino in panchina onestamente, però si gioca in 11 e questi che oggi stanno giocando stanno facendo molto bene, arriverà anche il momento in cui magari il sindaco ci darà una mano importante, però purtroppo si gioca in 11. Qual è il pregio più evidente di Massimo Oddo e qual è il suo più grosso difetto? Ma io penso che lui abbia diversi pregi. Innanzitutto è uno che ascolta molto, è uno che si confronta molto. Io lo sento sempre parlare con i direttori, ma non solo, anche col suo staff e quindi... è uno che non è un testone, non è uno che va avanti per la sua strada anche quando magari pensa delle cose sbagliate. E quindi questo per me, a mio avviso, è un pregio importante. Non credo che sia un difetto quello che tutti quanti gli addebitano, cioè questo fatto che tutti quanti dicono che Massimo è presuntuoso e spocchioso. Per me non è presuntuoso né spocchioso, è solo sicuro. E secondo me è una
presa per presunzione. Adesso può sembrare però una domanda un po' prematura. Ha timori di perderlo per la prossima stagione? Ci state pensando? Non è un assillo? Ma intanto Massimo ha un contratto per 2 anni con noi. Io penso che noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, perché fare il meglio possibile significa essere tutti quanti tranquilli per un futuro insieme, tutti. Cioè, se va in Serie A è più facile tenerlo. È chiaro che, ribadisco, l'aspettativa di tutti a partire dai calciatori, a partire anche dalla società, perché l'aspettativa nostra qual è? Di andare in Serie A. È chiaro che noi rimarremo perché siamo i proprietari di questo club, ma quelli che sono i nostri attori principali, quindi mi riferisco ai giocatori, agli allenatori, è l'aspettativa anche per loro. Quindi nel momento in cui tu riesci a fare questo salto, bene; nel momento in cui tu non ci riesci e loro hanno fatto bene, l'aspettativa loro è di andarsela a giocare in un'altra casa. Ecco, cogliamo l'occasione anche per salutare e ringraziare tutto lo staff di Massimodo, perché lì ci sono altri professionisti, a partire da Donatelli, da Zauri, di Giannatale, oltre ai preparatori. Ma quello è un altro bel gruppo che noi abbiamo formato negli anni, perché di Giannatale è venuto con noi 2 anni fa, Zauri ha smesso e ha voluto a tutti i costi rimanere a Pescara e sta facendo un ottimo lavoro, l'ha fatto l'altro anno in Beretti e lo sta facendo anche adesso. Andrea Gessa che abbiamo tenuto qui e gli abbiamo dato un ruolo di grande responsabilità, intanto perché sta sostituendo, penso, il più grande che sia stato a Pescara, che è Vincenzo Zucchini, e poi perché fondamentalmente sta facendo un lavoro di grande responsabilità. Però tutti quanti, Donatelli, i preparatori, il preparatore dei portieri, noi comunque stiamo cercando di creare anche uno staff che sia del Pescara, che rimanga a Pescara anche a prescindere da quello che possa essere il futuro dell'allenatore. E ovviamente il principale responsabile tecnico non poteva mancare a questo appuntamento per fare gli auguri. Abbiamo al telefono Massimo Oddo. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora, a tutti, c'è solo il presidente che vuole ringraziare a tutti quelli che ci seguono. Allora, Oddo, il presidente non ha parlato molto bene di lei, ha elencato soprattutto i suoi difetti. E che tipo di augurio vuole farle questa sera? Stavo scherzando, ovviamente. No, vabbè, ma è giusto, è facile parlare dei pregi delle persone. No, veramente ha solo pregi, solo i pregi ha citato. Ho detto che mangi pure troppo. Ah, beh. No, Oddo, come può catalogare il suo 2015? Ma il mio è stato strepitoso perché ho avuto una gran fortuna, cioè quella di subentrare all'ultima giornata e di comunque bene o male creare qualcosa di importante. Insomma, prima di quello anche buoni risultati con la Primavera al torneo di Viareggio. Sì, no, vabbè, quello è inevitabile. Ovvio che tu per fare qualcosa di importante devi crearti qualcosa prima. Io credo che, bene o male, un minimo mi sono fatto conoscere, quantomeno per la professionalità e per quello che ho dato ai ragazzi della Primavera. Ovvio che gli obiettivi sono diversi quando lavoro in settore giovanile e quando lavoro in una prima squadra. Poi la fortuna di subentrare all'ultima giornata e comunque aver fatto assieme alla squadra, che ha ovviamente in dubbio qualità, altrimenti non potevi fare quello che è stato fatto, un qualcosa di importante, sfortunato alla fine, però insomma un qualcosa di importante che mi ha dato la possibilità comunque di arrivare al grande calcio nel giro di pochissimo tempo. Il momento più bello di questo 2015 qual è stato? Quando l'ha chiamata il presidente oppure qualche episodio in campo? Ma il momento più bello, diciamo, non ce n'è stato uno in particolare. Il momento più bello è stato quel momento, cioè quel mese vissuto ad altissima intensità nel giro di pochissimo tempo, aver disputato quelle 6 partite dove non si aveva neanche il tempo di festeggiare una gara che subito ti dovevi buttare in quella successiva. Quindi è stato, diciamo, un periodo al massimo delle sensazioni positive, perché insomma è stato un bel momento che però poi non si è concluso con la felicità, con il coronamento di una felicità totale. Ovvio che non le chiedo qual è stato il momento più brutto, perché è facile immaginarlo, invece le chiedo che tipo di augurio fa a questa società, a prescindere che lei sia il suo allenatore, e alla piazza di Pescara.
Ma l'augurio è quello di grazie a noi, a quello che fa la società, ai sacrifici che fa la società, che facciamo noi in campo come responsabili, come tecnici, è quello di riportare entusiasmo, perché l'entusiasmo, quando questa città, quando questo pubblico si scalda, è un pubblico bellissimo. Io l'ho vissuto da bambino e ricordo che l'entusiasmo che vive questa città nei momenti, chiamiamoli di gloria, è un entusiasmo bello, contagioso. Io l'ho vissuto e cerco di trasmettere queste sensazioni anche ai ragazzi, perché probabilmente loro questo entusiasmo non l'hanno mai vissuto, o in pochi momenti, ma non totale come negli anni fastosi, ecco. Quindi io so quello che può dare questa città, so quello che può dare questo pubblico, ma questo spetta a noi. Spetta a noi in campo, spetta alla società fuori, ma io credo che la società sta lavorando benissimo da quando è in essere, perché ha saputo solo dare soddisfazioni. Poi l'anno, la parentesi della Serie A, insomma, non è facile per una, sì, per una città e un blasone così mantenere una Serie A, però io credo che sono, nel bene e nel male, sono stati sempre di più i momenti felici che quelli infelici. Per momenti felici io intendo anche comunque una società capace sempre di dare una squadra competitiva, e soprattutto ai tempi di oggi non è così semplice. E quindi vuole fare il regalo al suo presidente, ai tifosi, per queste due partite, di dare ovviamente il massimo, questo massimo che rimbomba sempre. Massimo, ma quello massimo, noi massimo. Quello lo facciamo sempre, nel bene e nel male cerchiamo sempre comunque di fare quello che è nelle nostre possibilità, a volte ci riusciamo, a volte no, però io conosco la mentalità di questa città, so cosa vogliono i tifosi, ma non è che lo faccio perché lo vogliono i tifosi, questa è la mia mentalità. Cerchiamo sempre di far divertire, perché come dico sempre ai ragazzi, la prima cosa è divertirci noi in campo. Se noi riusciamo a divertirci, probabilmente si divertiranno anche i tifosi in tribuna e ti seguiranno nel bene e nel male, nelle vittorie e nelle sconfitte. Beh, presidente, vuole salutare il suo allenatore, farvi gli auguri? No, avrete tempo. Ci vediamo pubblicamente. Dove... Ci vediamo ogni 2x3, quindi gli auguri ce li facciamo. All'allenatore non devo dire nulla, perché, come ti dicevo prima, qualcuno dice che è presuntuoso, invece lui è una persona sicura di sé, e per me questo non è, è una cosa positiva, non è un difetto, ma è quando una persona è sicura di sé vuol dire che sa quello che vuole, vuol dire che è una persona intelligente, vuol dire che è una persona che andrà lontano, e Massimo andrà lontano. Grazie mister, in bocca al lupo per mercoledì. Grazie. Poi ovviamente allo stadio ci faremo gli auguri. Grazie per questo contributo. Grazie altrettanto. Da parte dell'allenatore del Pescara. Siamo proprio alle battute finali. Presidente, proprio Oddo diceva, rivolge un po' l'entusiasmo di un tempo. Anche lei, dopo la partita di Lanciano, ha fatto un appello ai tifosi. Manca forse questo anello ad una collana di tante cose positive, no? Sì, anche se lo zoccolo duro di Pescara. Ma lo zoccolo duro noi lo conosciamo bene e lo apprezziamo e lo ringraziamo. Io lo faccio quotidianamente, perché so quali sono i tifosi, quelli del Pescara, che ci saranno sempre, che ci saranno sia nel bene che nella cattiva sorte, che ci sono stati soprattutto nella cattiva sorte, perché io ricordo. Poi prima, quando vanno in trasferta e si uniscono, sono spettacolari, come è successo a prima ci hai rifatto rivedere le immagini di quel giorno al tribunale. E lì ci sono praticamente, c'è lo zoccolo duro di Pescara, cioè quelli che vogliono veramente bene al Pescara, che vivono del Pescara, e questa gente qui c'è sempre stata e ci sarà, questa non ci mancherà mai, però questa gente dovrà essere anche supportata da un pubblico maggiore, perché serve per dare entusiasmo, serve per far sì che quando la gente viene a giocare a Pescara si senta, che se anche vogliamo, una trappola, squadra, no? Oltre a giocare bene ed essere in piena lotta promozione, non può fare. Più di questo non possiamo fare. Noi capiamo anche che ci sono tanti problemi, come dicevamo prima, per cui è chiaro che è evidente che ci sono anche problemi diversi, e poi sappiamo anche che viviamo in una città che offre tanto, e quindi magari, sai, quando tu vivi in delle piazze dove o fai il calcio o vai a vedere il calcio, magari vai a vedere il calcio. Se vivi a Pescara, che oltre al calcio ti offre tantissime altre soluzioni di svago, probabilmente tanta gente sceglie di non venire allo stadio e magari di andare da un'altra parte.
Allora, auguriamo che la gente ci segua. Che augurio fa ovviamente alla sua tifoseria, alla sua città, perché mi sembra che è un momento di grande serenità anche per la società questa. Sì, ma diciamo che è un momento, la serenità non esiste in questo mondo. No, nel senso non ci sono polemiche contro quell'allenatore, contro quel giocatore. Polemiche non ce ne sono, ripeto, io penso che noi abbiamo un pubblico, una tifoseria che sia molto matura e per questo mi dispiace, ritornando al divieto della trasferta di Latina, mi dispiace moltissimo perché questa tifoseria paga qualcosa di cui non ha colpa. L'anno di Latina, io mi ricordo benissimo, la nostra tifoseria penso che abbia veramente nessuna colpa in quella situazione che si è creata, però paghiamo e questa è una cosa che non mi sta bene, no, e mi dispiace moltissimo. Per quanto riguarda l'augurio, l'unico augurio che posso fare alla nostra tifoseria è di gioire insieme a noi per i risultati di questi ragazzi. Mi auguro che questi ragazzi, il mister e tutto quanto lo staff, sappiano dare sempre più soddisfazione a tutti, perché il calcio è spettacolo, ma il calcio è anche un momento di svago. In questi momenti dove effettivamente c'è tanta gente che ha tante problematiche maggiori di quella di una partita di calcio, perché c'è gente senza lavoro, c'è gente che non magari ha problemi di salute, c'è tanta gente che ha tanti problemi, e il Pescara può essere una valvola di svago. La valvola di svago dipende dai ragazzi, dipende da noi tutti, e noi ce la mettiamo tutta per far sì che possano gioire almeno con il Pescara. Lo scorso anno di questi tempi facemmo il consuntivo di quell'annata che poi si concluse con la traversa di Bologna. Quest'anno cerchiamo di migliorare e quindi... Un tuo collega mi ha fatto una domanda: che differenza c'è tra Baroni e Oddo, e che cosa chiedi a Oddo? E ho detto che io a Oddo chiedo di fare meglio di Oddo. Grazie Presidente Sebastiani, ovviamente grazie, auguri alla sua società, in bocca al lupo per la partita di mercoledì. Credo. E quando ci rivedremo lunedì prossimo vedremo se a Natale c'è stato il massimo dei regali, siamo convinti di sì. Grazie allo staff tecnico di TV6, ci rivedremo ovviamente lunedì prossimo. Per gli amici di Replay anticipiamo gli auguri di Natale, ma non perdete appuntamento di mercoledì sera dallo Stadio Adriatico con la diretta dallo studio di Andrea Costantini. Grazie ancora al Presidente Sebastiani e grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.